Un sogno che si realizza, che stordisce ed emoziona. Pasquale Esposito è un tenore italiano che vive in California. Il suo genere è l'opera pop e la sua storia sembra una favola. Devo dire che sono fortunato, parto da Napoli in giro con un chitarrista amico mio, conosco un'americana, vado a visitarla a Palo Alto in Silicon Valley e praticamente nasce questa immensa immersione nel mondo americano. Quella green card che lo autorizza a trasferirsi negli States arriva quando ha 22 anni, ha un'unica certezza, diventare cantante. Da solo, senza nemmeno parlare inglese, e si inizia da zero. Però il punto zero è un punto fantastico, perché quando tu sei a zero, hai la visione totale di quello che puoi fare. Invece quando sei attaccato a delle determinate cose, poi possono nascere compromessi, quindi the zero is a great place to be. E da lì ho capito che dovevo studiare se volevo veramente cantare a certi livelli. Ho studiato con passione, continuo a studiare, e se si studia e se si crede in se stessi si può arrivare dovunque. Ma l'Italia resta sempre nel cuore, tanto che i suoi show, trasmessi dalle TV americane, vengono sempre ambientati nel nostro paese. Il prossimo 24 gennaio sarà al Teatro Politeama di Napoli. L'ingresso è gratuito. A San Francisco fonda una scuola di musica per ragazzi indigenti, dove possono studiare gli strumenti e il canto, la stessa musica che gli ha cambiato la vita, assieme alla fede, e dedica il suo ultimo CD ai suoi figli, a tutti i bambini. Si vedono sti bambini che stanno lì, quindi guardatevi intorno che la vita è un dono stupendo.